Ragazzi, avete sentito che sound? Sono convinto che qualcuno, sentendomi passare sul cavalcavia dietro casa, ha pensato fosse una Moto 3. Davvero incredibile! Tutto questo grazie alle Ovince LV Corsa, un prodotto che avevamo visto in fiera a Ekma, montato su una Ninja 400, e proprio quella moto sono riuscito ad averla. In prova per qualche giorno ovviamente con la targa prova perché stiamo parlando di un prodotto racing quindi non omologato ma andiamo a vederlo nel dettaglio intanto vediamo le tre tipologie di terminale nelle quali disponibili quindi carbonio titanio e black edition intanto eh, di che prodotto si tratta è un prodotto semplice compatto essenziale racing con un sound davvero incredibile e lo abbiamo potuto sentire allora dicevamo tre diverse tipologie di terminale, carbonio, titanio, black edition. Per ognuna di queste tre tipologie ho indicato le caratteristiche e poi delle caratteristiche generali. Allora intanto carbonio lo vado a prendere in mano e tra l'altro è quello che abbiamo montato proprio sulla nostra Ninja 400. Allora doppio strato, fibra intrecciata 2x2, finitura opaca e targhetta in alluminio. Ecco, una cosa interessante è che per il carbonio è disponibile questo logo Leo Vince con la targhetta, mentre per le altre due finiture... Abbiamo la laseratura del logo, ma anche l'adesivo, sempre compreso nella confezione. Dicevamo targhetta in alluminio e il prezzo del carbonio, ma anche del titanio. Parte, a seconda del modello, dai 319 euro più iva. Titanio, eccolo qua: titanio di grado 1, intanto ve lo faccio vedere con l'incredibile foro: Titanio di grado 1, staffa laser, eccola qua. E poi logo laserato, lo abbiamo detto, ma adesivo, quindi se volete, eh, vi piace di più il logo grande, oppure perché no ridondante, con la laseratura più l'adesivo, potete farlo, è compreso nel prezzo. Black Edition, eccola qua, quindi terzo. Eh, terza tipologia di terminale, eh, inox ISI 304, verniciatura ceramica, davvero molto bella questa finitura, logo laser più adesivo. E dicevamo che il prezzo per le due tipologie, carbonio e titanio 319 euro più IVA, mentre per la Black Edition scende di un po' e parte dai 279 euro più IVA. Le caratteristiche generali che accomunano tutti questi, eh, questi tre eh, terminali, saldature, TIG realizzata a mano, intanto lo vado a prendere così, vediamo un po' anche... Come è fatta questa, uh, questa versione in carbonio? Ma per apprezzare poi le saldature, dobbiamo per forza di cose prendere il, uh, il titanio o la Black Edition perché vedete, possiamo vedere le saldature. Mentre per il fissaggio del supporto sul carbonio, abbiamo ovviamente le viti. Dicevamo quindi saldatura Tigamano, Coppa, Acciaio Inox Easy 304, marchiatura laser. Ecco, è stato scelto questo tipo di acciaio perché resiste molto bene all'acido. Nitrico presente nei gas di scarico, quindi sicuramente garanzia di eh, lunga durata. Arriviamo al peso, ovviamente cambia a seconda eh, della struttura principale. Quindi andiamo con il carbonio da 0,95 a 1,50, per il titanio da 1 a 1,5 e arriviamo poi alla Black Edition, che è quella che pesa un po' di più, da 1,12 a 1,60. Ma cosa troviamo all'interno della scatola? Allora troviamo il silenziatore per forza di cose, minuteria. Poi abbiamo il collettore o raccordo dedicato per il tipo di moto e il tiramolle, eccolo qua, che ci permette di tirare la molla in maniera facile e agevole. E poi cosa troviamo all'interno? Aspetto molto importante ovviamente tutte le indicazioni per registrarsi sul sito, ma soprattutto la Leovince Card che è garanzia di originalità del prodotto perché troviamo tutte le eh, indicazioni, ovvero i codici di questo prodotto e siamo sicuri che non è un prodotto fake? Quindi deve esserci all'interno della scatola anche la Leovince card e poi ovviamente gli adesivi. Ricordiamo che è un prodotto non omologato quindi per i piego racing e per ora è disponibile per Apriglia RSV1000, eh, Tuono, Kawasaki Z900, Z400 e Yamaha R6. Ho praticamente concluso, però, come sempre, il mio invito è quello di andare a visitare il sito dell'azienda che ci ha permesso di essere qui quest'oggi, che vedete anche qua Guardate, leovince.com che mi ha permesso di andare in giro con una bella ninja 400 con un sound pazzesco, l'abbiamo detto. Ovviamente seguiteli sui canali social e seguite anche noi moto.it Maurizio Vettor Power. Se avete le domande, dei dubbi su questo prodotto su altri, non dovete fare altro che fare una storia, taggarmi oppure scrivermi in privato e vi risponderò, ok? E ovviamente stiamo attenti anche al sound e Leovince è una garanzia. Ciao!